Buonasera, bentrovati a Versante Nord, una trasmissione che Teleiride realizza in collaborazione con Uncem Toscana, l'Unione dei Comuni e degli Enti Montani della nostra regione. Come sempre, la nostra trasmissione è dedicata ai temi che riguardano da vicino i comuni, gli enti locali e la vita dei cittadini. E, tra l'altro, insomma, siamo nei pressi di una data da segnarsi assolutamente, quella del prossimo 16 giugno. Bisognerà pagare la TASI, l'IMU, la TARI, insomma, scadono molte tasse e ci sono anche molti obblighi per i contribuenti. Ne parleremo questa sera. Prima però voglio presentare un ospite in studio molto gradito, Enzo Brogi. Buonasera, ben trovato. Grazie, grazie a voi di avermi invitato. Certo, un inizio subito con la TASI, la TARI. È tremendo, però siamo nell'imminenza perché lunedì scade tutto, lunedì 16 giugno. Vediamo ora di ridare un sorriso. Vabbè, vediamo un po'. Dunque, poi tra l'altro dobbiamo ricordare anche Enzo, tu insomma hai una lunga carriera di impegno politico, amministrativo, perché hai fatto il sindaco del comune di Cavriglia, poi hai fatto il consigliere regionale per due legislature e hai deciso di scrivere questo libro che facciamo vedere in questo momento alla nostra regia, preghiamo di inquadrarlo, si intitola Altre direzioni e praticamente lo hai scritto per Edizioni Clichy raccontando i tuoi 10 anni di attività politica in consiglio regionale. Tra l'altro c'è la prefazione di Lorenzo Cherubini, Giovanotti, con degli scritti di Simone Cristicchi e Concita Del Gregorio. Perché hai deciso di scrivere questo libro? Io in questi anni ho cercato di raccontare le cose che facevo, grazie alla disponibilità soprattutto della Repubblica, ma non solo, che mi davano l'opportunità di fare dei pezzi che potevano appunto narrare il giorno che ho incontrato un particolare detenuto dentro una galera, il giorno che ho incontrato un ammalato o una situazione particolare o una persona affetta da ludopatia. Insomma, mi sono occupato di questioni che io chiamo, come il titolo, Altre direzioni, perché penso che la politica spesso si occupi delle grandi direzioni che sono la scuola, il lavoro, l'ambiente, la sanità. Le grandi riforme, però poi ci sono appunto queste direzioni più marginali che sono poi le direzioni di varia umanità, ma un'umanità che è presente fortemente nella nostra società. E allora ecco le galere, allora ecco gli ospedali, la sanità, vista però dal paziente, le medicine come la cannabis terapeutica, tutte queste cose io le ho incontrate in questi anni di consiglio regionale e attraverso persone che ho incontrato ho raccontato delle storie, storie appunto di ordinaria periferia o di marginalità. E l'edizione Clichy mi ha chiesto di mettere insieme queste cose, pare che sia venuto tra poco. Quindi sono i temi di quali poi alla fine ti sei occupato. Esattamente, sono durante i temi di cui, certo, mi sono occupato anche del mio territorio, mi sono occupato di tutto il dibattito che c'è stato in consiglio regionale, per la sanità, il paesaggio, la nuova legge elettorale, qualche volta anche con qualche sofferenza ad alzare la mia manina, però anche con grande disciplina, perché io sono un uomo che ha cresciuto in un partito. Con il primato del partito. Con anche il primato del partito, sulla posizione assolutamente personale. Va bene, voglio salutare il presidente di Uncem Toscana, Oreste Giurlani. Presidente, ben trovato, buonasera, so che è in sede a Uncem. Buonasera a te e a amico Enzo. Bene, allora, non so se abbiamo dei problemi con il collegamento, presidente, riesce a sentirci? Sì, io ti sento benissimo, c'è un po' di ritorno, ma mi sento. Bene, allora dunque cerchiamo di capire però cosa sta accadendo intanto per voi comuni. Arrivano un po' di finanze nelle casse comunali, visto che il 16 giugno ci sono tutte le scadenze delle imposte locali, la TASI, l'IMU. Sì, diciamo che arrivano un po' di finanze purtroppo ai cittadini e non al governo, e quindi questo da una parte non è bene. I comuni, alcuni hanno già approvato i bilanci preventivi e quindi hanno già determinato le tasse e tariffe, e molti ancora non sono riusciti a approvarlo, quindi il cittadino andrà sostanzialmente a pagare degli anticipi per poi fare conguagli nelle prossime rate. Devo dire che tanti comuni hanno cercato con difficoltà di mantenere inalterata la pressione fiscale,
visti gli ultimi tagli, visti le spending review e visti anche l'aumento crescente di bisogni sul territorio, penso sul fronte dei servizi, sul fronte del sociale. Quindi la situazione dei comuni ora è una situazione abbastanza difficile, a volte preoccupa, e quindi i cittadini andranno a pagare queste tasse. Vorrei dirti che in molti comuni, dopo i tagli fatti dal governo ultimamente, sono più le risorse che vengono prese di quelle che vengono date. Quindi nel 2015 si è invertita la tendenza, cioè lo Stato dà sempre meno, quasi nulla, e prende delle tasse dai cittadini. Quindi questo è, diciamo, una cosa che va contro quella che sarebbe l'idea poi della local tax, di lasciare le tasse sul territorio. Sul territorio. Senta Presidente, una cosa, ma perché in tanti lo chiedono sulla modalità di pagamento, perché i comuni non sono riusciti a inviare ai cittadini il bollettino per pagare la TASI e ancora una volta bisogna pagare con l'F24? Ormai qualcuno si sarà abituato, però perché non si può attuare questa semplificazione? Perché e molto dipende dal cambiamento continuo di regole, perché sulla TASI fino all'anno scorso era autocertificazione, da quest'anno il comune doveva attivarsi per mandare il bollettino. E visto che la TASI ce l'hai sia sulle prime case che sulle seconde, e diventava veramente un problema dal punto di vista tecnico, anche operativo. E per esempio, alcuni comuni come il mio di Pescia, io ho la TASI della seconda casa, l'ho levata, l'ho sostituita con l'IMU, quindi il cittadino paga solo l'IMU senza TASI, quindi è una semplificazione. Poi io l'ho fatto anche perché la TASI, come ben sai, va a incidere anche sugli affittuari, e quindi in questo caso diciamo che ho levato la TASI all'affittuari, quindi ho fatto semplificazione. Bene, questo per spiegare veramente anche, perché molti cittadini dicono: ma perché non sono arrivati i bollettini l'anno scorso? Tanti sindaci ci dicevano che il prossimo anno arriveranno i bollettini, però poi c'è anche una problematica, diciamo così, di aggiornamento dei dati, di calcolo, per cui è talvolta veramente Andrea, difficile. tieni presente che anche prima, quando c'era l'ICI e poi con l'IMU, sono sempre state, diciamo, pagamenti di autocertificazione in sostanza. Quindi i comuni, molti, non si sono attrezzati per adeguare le banche dati, o le attrezzano in work in progress, come si dice quando vanno a fare le verifiche. E questo è un tema generale di tutta a livello nazionale, cioè quello della banca dati, dell'interoperabilità delle banche dati, e qui ci si potrebbe collegare tutto il problema del catasto e quindi anche delle rendite catastali. Quindi questo è un tema che il governo prima o poi dovrà affrontare, e io penso che il momento giusto sia nel momento in cui parte la local tax, perché questo poteva essere fatto in un meccanismo di partire a pulito e che sia una cosa omogenea su tutto il territorio nazionale. Certo, vabbè, comunque le difficoltà dei sindaci le capiamo davvero perché sono veramente tante. Poi soprattutto rimane ancora questa idea affascinante per certi versi della local tax, che però ancora pare non trovare concretezza, no, Presidente Giullani? Cioè, questo mi pare Anche chiaro. perché diciamo che la tassa sono soprattutto sull'aspetto immobiliare, quindi l'IMU e anche la TASI in parte, anche se poi ci si mette di mezzo i servizi che non sono però quantificabili, sono, diciamo, è una piccola patrimoniale, perché questo è stato. Quindi è logico che definire una nuova tassa onnicomprensiva non è semplice, ma non è semplice, Andrea, perché a oggi, diciamolo chiaro ai nostri cittadini, rispetto alla TASI e all'IMU, lo Stato parte di queste tasse le prende lo Stato, le categorie ditte, capannoni, eccetera. Quindi o lo Stato si mette in testa una volta per tutte che local tax vuol dire che quello che incassa il comune se lo tiene, se lo gestisce, e quindi è responsabile rispetto ai cittadini di quello che incassa, ecco il federalismo fiscale. Ma se lo Stato continua, come sta facendo ora, a prelevare gran parte delle tasse e prendersele per il centrale, è logico che è difficile fare una local tax, perché la local tax dovrebbe essere misurata alle esigenze di ogni singolo territorio. Benissimo, allora dunque abbiamo fatto questa introduzione importante perché ci sono delle scadenze per i cittadini, quindi la nostra trasmissione cura sempre questi aspetti. Poi qua abbiamo Enzo Brogi che ha fatto il sindaco per 13 anni a Caviglia, è stato anche il più votato, vero? Quando era con il PDS, Con il PDS, con la all'epoca. quercia, sì, Altri tempi, il più erano votato d'Italia. altri tempi, era un'altra, Vabbè. altre No,
Lo sai cosa, presidente giornale? Una volta Enzo Brogi, diciamo così, ottenne la ribalta nazionale perché invitò i suoi concittadini di Cavriglia a spegnere la televisione, no? Allora, diciamo che in questi anni la televisione forse si è un po' spenta da sola, a causa, insomma, anche, diciamo così... Diciamo che era meglio se si rimaneva spenta. Ecco, era meglio se rimaneva spenta. Però oggi forse si dovrebbe spegnere internet, anche se in alcune zone della Toscana non c'è, quindi non c'è nemmeno bisogno di spegnere. Ma ci pensa il Giurlani che la sta portando. Lo sta portando da tutto. Giurlani è un mito. Caviglia c'è ancora qualche zona un po' difficile. Sa tutto. A Monte Gonzi è arrivata un po' a singhiozzo, in altre zone. Quindi voglio dire, non è che lì siamo altissima montagna, ma devo dire che, dicevo altri tempi, perché a quei tempi di Enzo... dove c'era anche un altro modo di vedere la politica e di concepire la partecipazione alla politica amministrativa, quella era una zona dove tantissima gente andava a votare e si esprimeva, e quando si esprimeva su gente come Enzo Brogi, capace, con un percorso, e soprattutto si esprimeva su dei valori certi e su un ruolo delle istituzioni importante. Oggi mi sembra che ci sia una gran confusione e non ci si capisce più nulla. Va bene, allora io voglio invece prendere i temi di cui ti sei occupato, Enzo, in questo libro, Altre direzioni, edizioni Clichy, lo trovate in tutte le librerie, perché ovviamente vorrei partire da un tema di grande attualità, perché proprio in questi giorni anche sui quotidiani nazionali Repubblica è stato rilanciato con l'istituto militare che a Firenze sta praticamente, diciamo così, coltivando la cannabis per fini terapeutici. Perché ti sei occupato di questo tema importante dei cannabinoidi utilizzati anche per fini terapeutici, per lenire il dolore in particolare dei pazienti? Sì, è stata una grande battaglia importante che sta adesso raccogliendo dei risultati, dei frutti assolutamente forse neanche inaspettati quando cominciammo. Io cominciai con la mia compagna di banco in consiglio regionale, che era Alessia Ballini, che qua molti conoscono perché siamo in Mugello, siamo, e quindi sanno bene, terra, nel 2010 fu eletta consigliera nella sua terra, esatto, lei fu eletta e già soffriva di una malattia terribile che la stava aggredendo pezzetto per pezzetto. Ballini Brogi era appunto la mia compagna di banco e mi raccontava le sofferenze che aveva e anche il suo percorso che aveva iniziato per combattere la chemioterapia, per combatterla da un punto, la chemioterapia era per lei importante poterla fare, ma gli provocava disappetenza, nausea, vomiti, insonnia, perché naturalmente era un intervento aggressivo su un male altrettanto aggressivo. E allora lei aveva iniziato a utilizzare la cannabis, perché gli avevano consigliato che gli avrebbe favorito di nuovo l'appetito, il sonno, superato la nausea, e così era. Solamente che il procedimento di acquisizione del farmaco attraverso il sistema ospedaliero era allora lunghissimo. Se vogliamo lo potrei percorrere, ma era complesso. Il paziente andava da un medico, intanto doveva trovare un medico di base che conosce questo tipo di farmaco e lo prescriveva, cosa allora, 5 anni fa, quasi introvabile. Oggi per fortuna ce ne sono di più. Poi il medico la prescriveva, dovevi andare alla farmacia ospedaliera, la farmacia ospedaliera mandava tutto all'ufficio stupefacenti di Roma, l'ufficio stupefacenti verificava se il paziente poteva avere questo, insomma una procedura lunghissima, ci volevano 3-4 mesi e spesso chi era nelle condizioni di Alessia Ballini non poteva certo attenderli. Allora Alessia si rivolgeva, come tantissimi, al mercato nero, con tutto quello che comporta il mercato nero. Primo fra tutti l'igienicità del prodotto, che è un prodotto che passa di mano in mano, non si sa come, che è coltivato chissà dove, chissà come, quindi nulla di quello che invece il farmaco dovrebbe essere e quello che il paziente dovrebbe pretendere.
Allora noi cominciamo a scrivere una legge che consentisse in Toscana, terra dei diritti, sì, la terra che consideriamo uno dei luoghi dove appunto la nostra umanità è considerata in un modo assolutamente avanzato, e abbiamo cominciato a scrivere questa legge. Alessia dopo poco mi ha abbandonato perché non ce l'ha fatta, ma io mi sono sentito impegnato anche nel nome di Alessia, a cui ho dedicato anche il libro, a portarla avanti. Naturalmente ho avuto per primo il presidente Enrico Rossi, ma tutta la struttura che ci ha aiutato. Poi l'intervento di altri consiglieri regionali come Romanelli, come Lasgherri, ma tanti altri hanno sostenuto questo processo. C'è stato anche, diciamo, un consenso trasversale. C'è stato un consenso trasversale e anche un percorso, perché la prima legge è stata subito migliorata da altre. Insomma, è stato un percorso che alla fine fa sì che la Toscana ha una legge esempio, che è stata ripresa e adesso è stata in altre regioni approvata e in altre ancora la stanno dibattendo. Facciamo anche magazzino, nel senso che il farmaco arriva nella regione, quindi è più facile fruirlo e distribuirlo. Il lavoro ora inizierà anche con i medici, anche quelli di base, affinché siano in grado tutti di dare le informazioni, perché della cannabis non ci sono ancora gli informatori sanitari, ancora non ci che suonano il campanello del medico e gli spiegano le cose. È un prodotto particolare. Cioè. E infine, come lei ricordava, è la cosa straordinariamente importante, è che noi pensammo in quegli anni, cioè 4-5 anni fa, quando si discuteva anche già della spending review, e l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze era tra quelli che poteva essere tagliato, perché dopo la fine del servizio militare... Governo Monti, se lo ricorda, Presidente Giuliani, Monti voleva far sparire tutto, Sì, diciamo che... Me lo ricordo perché ha fatto più danni della grandine. E la grandine si sa che di danni ne fa sempre. Incluso la mancata indicizzazione delle pensioni. Andiamo avanti, le ha combinate tutti i colori. La faccio. È stata anche una meteora. Esatto, sì, la faccio brevissima, siamo alla fine. Noi pensavamo appunto che quell'istituto, che era in gran parte inattivo perché il servizio di leva era finito, lì si producevano i farmaci per i soldati, allora che potesse produrre, essere convertito e produrre la cannabis. Quale luogo migliore che una struttura già predisposta? E poi dello Stato, del Ministero della Difesa. Quando feci questa proposta, ricordo che un giornale di centrodestra, non so se lasciamo perdere, titolò proprio una cosa come uno scandalo, cioè si porta la droga nelle sedi militari. Invece era una cosa seria. Per fortuna il Ministro della Salute e il Ministro della Difesa hanno compreso questa cosa. Siamo partiti e ora ci sono già le prime piantine che stanno crescendo. E l'Istituto Farmaceutico Militare è tornato a essere un luogo dove si occupa nuove persone, nuovi tecnici e anche centro di un'attenzione mediatica straordinaria. Adesso. Non c'è giorno, mi dice il direttore dell'istituto, che qualcuno non chiede di poter entrare per capire cosa succede dentro l'esercito. Perché poi c'è un risvolto, no, Presidente Giuliani, diciamo così. Si è pensato a una terapia per i malati, lenire il dolore, ma si è pensato anche a salvare una struttura come l'Istituto Farmaceutico Militare, cioè alla fine, diciamo, poi l'azione politica è di grande valore. Presidente Giuliani. No, sicuramente è stata un'azione politica di grande valore ed è stato dato un risultato a delle necessità. Questo dovrebbe essere fatto però su tutto. Purtroppo a volte si fa perché ci sono degli interventi specifici o perché c'è gente che ci mette la testa. E il problema è che a volte si salva una cosa e non si salva un'altra. Bene. Quindi si entrerebbe in un ragionamento più ampio, perché poi i temi che trattavi sono temi sensibili. Qui si parla di salute, di diritti alla salute, e tutta una, insomma, temi fondamentali. Tra l'altro, insomma, in un momento in cui preoccupa anche i comuni la riforma della sanità voluta dal governatore Rossi, perché le preoccupazioni anche per voi comuni ci sono, no, Presidente Giuliani? No,
ci sono, tra l'altro io ti do un'ulteriore preoccupazione, che la Regione ha ammesso delle scadenze, penso quella del 1° luglio per la nomina dei commissari e dei vicecommissari, che però non so se riuscirà a attuare, perché dovrebbero essere fatti dei passaggi previsti per legge concertativi sul territorio con le conferenze dei sindaci. Io non so se da oggi alla fine di giugno, visto che c'è ancora dall'insediamento di Rossi, la Giunta, il Consiglio, riuscire a fare questo. Poi Brogi era in Consiglio, su questo ne sa molto più di me. E poi il tema è che siamo in una fase ora di questa riorganizzazione che, come si direbbe a casa mia, c'è uno sbraco totale. Cioè, è un rischio, perché i direttori generali non sanno cosa succede, hanno già tolto i direttori sanitari, hanno già tolto i direttori amministrativi, quindi mi sembra che ci sia un po' un bomba libero tutti. E sulla sanità, sulle cose da fare, questo è inaccettabile, perché abbiamo gli ospedali, abbiamo i servizi, abbiamo la rete, abbiamo i distretti. Quindi io sono preoccupato e l'ho esternato nei giorni scorsi al presidente Rossi personalmente, perché vedo delle cose in giro sui territori che non mi garbano. E quindi, se la riforma si deve fare, facciamola, però facciamocela con la testa dentro, e che tutti quelli che lavorano sappiano cosa dovranno fare anche in futuro per lavorare motivati e costiboli, perché non si può riformare giocandola meno, si gioca sulla pelle dei cittadini. Enzo Brogi, la riforma della sanità l'ha votata convintamente o con qualche perplessità? Allora, l'ho votata convintamente, okay, perché si parlava di accorpare le direzioni ed ASL, che considero una cosa sacrosanta. Ricordiamo, tagliando soprattutto amministrativi e dirigenti e non i servizi. Esattamente, esattamente. Però le preoccupazioni che sollevava adesso Oreste, il presidente Giurlani, sono preoccupazioni vere, che si registrano in ogni parte della Toscana dove si vada, si avverte questa preoccupazione. Allora io credo davvero che, e ora è il momento giusto, il presidente Rossi, sicuramente in prima persona, ma anche supportato dalla sua giunta e dal nuovo assessore alla sanità, probabilmente Stefania Saccardi, molto probabilmente, dovrà, glielo auguro, e penso che sicuramente una delle persone che ha la maggiore competenza e qualità per farlo. Ma sta naturalmente al presidente Rossi la giunta. Ma sia Saccardi o chiunque altro dovrà essere persona che pone al centro della sua iniziale attività di assessore proprio le questioni che il presidente Giurlani adesso ci ricordava. Bene, presidente Giurlani, prego. Il tema importante sarà anche questo, Enzo, penso me ne possa dare atto, che diminuendo gli assessori, perché ora passano da 10 a 8, molto probabilmente finalmente verrà messo insieme l'assessorato al sociale con quello alla sanità, quindi si parlerà di un assessore a welfare, che meno male sarebbe la volta buona in un meccanismo di integrazione di risorse e di funzioni. Beh, ricordiamo anche che i consiglieri regionali sono 40 in questo consiglio regionale, c'è stata una drastica riduzione, che non c'è più il vitalizio, l'hanno tolto di mezzo, 65, si è arrivati a 65 consiglieri regionali, la Toscana, e le indennità dei consiglieri regionali della Toscana sono tra le più basse in Italia. Aggiungiamoci anche un'altra cosa, è che in questo mare magnum di scandali che ci sono stati, tra le mutande verdi, le gippe per la le capre, quant'altro, la Toscana è una regione, forse l'unica, se non ricordo male, che non ha neanche un consigliere indagato per spese di destra e di sinistra. C'è un dato, presidente Brogi, cioè nel 95, presidente, no, si votò per tutte le regioni d'Italia, ora per la stragrande maggioranza delle regioni d'Italia, se non sbaglio, forse le autonome erano quella statuto speciale, erano fuori. Nel 95 si votò per tutte le regioni d'Italia, cioè ci fu un election day in Toscana, c'era Vannino Chiti allora, no, che era candidato, e quindi si votò per tutti i governatori delle regioni. Nel 2015, quindi 20 anni dopo, si è votato praticamente per sette regioni. Quindi, cioè, gli scandali hanno travolto completamente le regioni italiane, cioè l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Lombardia, il Lazio, cioè, e tutte le altre sono saltate una dopo l'altra. Cioè, questo deve far capire anche cosa è successo nelle regioni italiane, no, presidente Giurlani?
Sì, sicuramente mi sembra che quello che sta succedendo e che è successo dimostri anche la disaffezione che è avvenuta poi. Quindi le regioni oggi hanno un compito secondo me importante, visto che le province ormai sono andate in default e verranno molto probabilmente chiuse, il rapporto è regione-comune, quindi le regioni dovranno ancora di più occuparsi di territorio rispetto a prima. Quindi ci vuole regioni salde, ben organizzate, che sicuramente non sprechino il denaro. Ecco, devo dire che su questo la Regione Toscana negli anni ha sempre dimostrato di essere attenta e ha sempre puntato all'efficienza e al lavoro. Poi logicamente a volte ci riesce, a volte no, anche rispetto a altre regioni dove gli scandali sono nati anche perché poi sono state a volte mal gestite. Benissimo. Allora, Presidente Giurlani, io volevo un attimo parlare con Enzo Brogi anche di un tema del quale ti sei occupato molto, caro Enzo, durante il tuo mandato in Consiglio regionale, che è un tema importante, cioè quello dello stato delle carceri, in particolare in Toscana, ovviamente, perché più volte ti sei occupato anche del tema delle carceri. Quando si parla di sovraffollamento carcerario, nessuno si rende conto in realtà dell'entità del problema, solo se entri dentro un giorno e l'esperienza è sconvolgente dal punto di vista umano, ti rendi conto, diciamo, no, di cosa significa veramente il sovraffollamento carcerario. Ecco, tu perché hai deciso di occuparti di un tema così delicato? Anche questo è dovuto, come era successo per Alessia Ballini, per un'amicizia, quella con Adriano Sofri. Quando Adriano Sofri era in carcere a Pisa, mi è capitato molto spesso di andarlo a trovare, come si va a trovare un amico, al di là del merito che ognuno di noi, certo, e del giudizio può dare. E quindi entrando nel carcere ho cominciato a capire che là dentro ci stanno delle persone, varie umanità, e che come tutti hanno diritto, se hanno commesso dei reati, naturalmente, di pagare, come prevede la nostra Costituzione, non c'è dubbio, ma anche di essere riabilitati, ma anche di essere rieducati. I nostri carceri, a differenza di molti carceri europei, che mi è capitato anche alcuni di essi di visitare, non hanno nessuna di queste condizioni. Dentro i nostri carceri si sta in 12-14 metri quadrati, 3-4 persone, talvolta anche 5 persone, spesso di culture diverse, di religioni diverse, di lingue diverse, di età diverse, tutti lì dentro per 23 ore al giorno, perché un'ora la mattina, un'ora al pomeriggio si va in uno spazio un po' più grande, ma dove c'è la stessa situazione, senza fare niente, senza poter studiare, senza poter lavorare e essere utili magari in centinaia di cose che il nostro paese avrebbe bisogno di aiuto, e quindi senza poi imparare assolutamente niente. Cosa succede? Che quando queste persone che sono state lì un anno, 2 anni, 3 anni, in quella condizione di inattività e di imbarberimento totale, quando escono sono ancora più incarogniti e hanno ancora meno possibilità e opportunità di quando sono entrate. Quindi un disastro. Inoltre poi ci sono tanti detenuti che sono in galera per questioni di tossicodipendenze, che al di là dei reati, e in quel caso ci devono stare, ma per la tossicodipendenza non devono stare in galera, ma devono andare in comunità e anche qui provare a dargli un'opportunità. Ma io penso, e affido questa riflessione veloce a chi ci ascolta, ad un ragazzo, un nostro figlio, un ragazzo di 18-20 anni, che magari si trova per una situazione sua particolare, o anche la sfortuna, o anche il caso del giorno, a imbattersi in una pattuglia che fa il suo lavoro in carabinieri, e magari gli trovano dentro del fumo, e magari lo portano in galera, a trovarsi in quella situazione, in quelle carceri, spessissimo dopo gli si chiudono le opportunità di lavoro, gli si chiudono le opportunità di sviluppo e di crescita, insomma un disastro. Tu racconti, questo racconto è bellissimo, le sbarre di Natale, no? E sì, l'agosto, ma, e poi è l'agosto crudele, cioè, sì, perché ci sono i due periodi dell'anno. Alcuni giorni, se uno va in un carcere per Natale
o a Ferragosto si respira un'altra aria. Per Natale, per esempio, lì ci sono persone, la stragrande maggioranza magari non sono neanche cattolici, quindi nemmeno lo però festeggia. il Natale è un momento in cui ci sono condizioni di amarezza e di tristezza. Io quest'anno, proprio quest'anno, ho portato la notte dell'ultimo, chiedo scusa, non la notte, non la notte, la mattina Finale dell'ultimo dell'ultimo dell'anno. dell'anno, Lorenzo Giovanotti, proprio al carcere Solicciano, ha fatto un concerto. L'unica condizione che lui mi disse è che nessuno lo doveva sapere prima perché non fosse un'operazione Questione che di magari qualcuno visibilità, diceva certo. l'hai fatto. E infatti abbiamo fatto in accordo con la direzione del carcere e con il personale del carcere una organizzazione di un concerto dentro senza che lo sapesse assolutamente nessuno ed è stata una giornata molto molto bella Bene. e importante anche per Lorenzo stesso. Bene, perché insomma, tanti si dimenticano il tema del carcere e poi diciamo di coloro che escono dal carcere. Proprio in questi giorni un amministratore mi raccontava del fatto che un cittadino che era uscito dal carcere e non aveva assolutamente niente, nemmeno un euro in tasca, ha preso e è andato nel suo ufficio da amministratore di sindaco. Poi questi problemi se li ritrovano, se Assolutamente. li ritrova il governo del territorio, Presidente Giurlani. No, è vero. Due riflessioni su quello che diceva, tra l'altro condivido tutto quello di Enzo. Volevo dire sulle carceri, c'è anche l'esempio di malgoverno e di spreco, dove io a Pescia ho un carcere nuovo di zecca da 30 anni mai aperto. Quindi a Esattamente. proposito di superaffollamento di carceri, no? Insomma. Quindi vedi dove si buttano i soldi a volte. E poi sul fronte di chi esce dal carcere è vero, perché ci sarà tutta una serie di persone che escano dal carcere, che non stanno agli arresti in carcere, ma hanno, diciamo, situazioni esterne che se non vengono gestite bene poi se le ritrova il sindaco a dover affrontare. Noi per esempio cerchiamo di affrontarla, noi sindaci, quotidianamente, a volte per il problema della casa, a volte per il problema del lavoro e anche il problema dell'integrazione sociale, visto che molte di queste persone devono costruirsi una vita. E questo non è semplice se lasciato in mano solamente ai comuni, ecco, questo è il tema. Questo è il tema vero. Allora, poi Enzo Brogi si è occupato anche di un altro tema che secondo me è interessante e pone anche una delicatezza particolare nella, diciamo così, nello sviluppo della questione. Il tema dei disabili, o diversamente abili, come li chiama qualcuno, e del loro diritto, come tutte le persone, alla sessualità, Sì. che è per molte persone disabili invece un vero e proprio tabù, e quindi, diciamo così, garantire il diritto alla sessualità anche ai disabili è veramente un grande tema anche di civiltà, prima che, voglio dire, no, di diritto alla sessualità in quanto tale. Sì, è assolutamente vero. Sarebbe più giusto che qui a parlarne ci fosse magari un ragazzo disabile, una ragazza naturalmente Certo. disabile o anche un genitore, perché il dramma della E lo chiamo dramma ed è un paradosso perché la sessualità dovrebbe essere anzi il massimo della gioia e non Appunto. di un dramma. Per un disabile è davvero una delle condizioni più complicate all'interno della sua già complicata Complicata situazione. situazione. Perché quando si arriva a 16, 17, 18 anni, la sessualità per un disabile fisico o psichico è spessissimo una cosa fortissima, che si sente quanto se non più del desiderio di camminare o del desiderio di poter fare altre cose che i ragazzi normali, normodotati fanno. E allora si scatenano delle condizioni complicatissime, delle cappe di buio all'interno delle famiglie assai complicate anche da raccontare, complicità, anonimi, anonimati, situazioni che nelle migliori delle ipotesi ci sono amici o genitori che portano magari il figlio da una prostituta, anche se questo già di per sé è una situazione assai complicata, difficile, emarginata, triste. Spesso la prostituta succede che magari non vuole andare con il ragazzo disabile e altre cose ancora più complicate sono per le donne, ancora più complicate per chi ha una Sì. sessualità omosessuale.
Insomma, la questione della sessualità è una questione fortissima. Voi provate a immaginare sì? che ci sia una persona che ha molta sete e davanti a sé, a 20 centimetri, c'è un bel bicchiere di acqua fresca. Ma questa persona non riesce a poterlo prendere. Allora, perché uno Stato, un paese, la Toscana dei diritti non riesce a trovare qualcuno che possa prendere quel bicchiere e offrirlo e dar da bere ad una persona? Come ti sei avvicinato a questo tema? Mi sono avvicinato anche qui con delle storie. Io conoscevo molto bene, che tra l'altro nel libro è raccontata, la storia di una donna che è tuttora una cantante non di successo, canta nei piano bar o nei matrimoni, ma che ha fatto anche una sua apparizione negli anni '80 a un festival di Sanremo. Parlo di suo figlio, che è un ragazzo handicappato, e della loro vivono da soli e della complicità che queste due persone, una mamma ed un figlio, un uomo e una donna, riescono ad avere. C'è una storia dentro che porta però le persone che lo leggeranno a pensare che questo è un grande tema che coinvolge per fortuna poche persone. Però, ma quando ho fatto un convegno a Firenze dove si è parlato di questo, sono arrivati dei genitori e dei ragazzi da Grosseto, ne ricordo una che ci ha raccontato delle testimonianze importantissime, bellissime, ma anche strazianti. Allora, Presidente Giurlani, quante ne conosce di suoi concittadini che si rovinano un po' col gioco, con la dipendenza dal gioco? Ma diversi. E io ho fatto anche un'operazione da quando sono sindaco un anno contro le slot machine, ho dato gli incentivi ai bar o sgravi fiscali che levavano le slot machine. Poi noi a Pescia... Ma hanno aderito? Hanno aderito? Hanno aderito gli esercenti? Hanno aderito parecchi locali, anche se purtroppo le slot machine sono un modo, slot machine intendo macchine da gioco, sono un modo per fare venire clienti nei bar, quindi... le usano come meccanismo. Devo dire che poi noi a Pescia risentiamo la vicinanza anche di Montecatini, un po', quindi c'è il bingo, c'è questo, quell'altro, insomma, siamo in una zona un po' particolare. Un po' la Las Vegas della Toscana, Che cos'è? No, Las Vegas della Toscana. Il problema è che Montecatini è da anni che chiede di avere il casinò. Forse noi in Toscana e in Italia bisognerebbe certe cose regolamentarle, perché quando non sono regolamentate poi avvengano uguale ma in maniera sommersa, insomma. Quello che fa più male magari è vedere circolarci, no? con le slot machine, no, Presidente Giurlani? Sicuramente, ma non solo circolarci, a volte anche associazioni che dovrebbero avere altri scopi, oppure diciamo oppure anche messe in particolari zone vicino alle scuole, vicino a zone sensibili. Quindi io penso che sia responsabilità dei sindaci correre ai ripari sulla zonizzazione, e poi qui bisogna che a livello nazionale forse ci vorrebbe una legge un po' più stringente. Bene, di questo tema si è occupato moltissimo Enzo Brogi durante il suo mandato da consigliere regionale. Questo intanto è un tema verissimo. Vuole perché... una legge nazionale, e ci vuole più rigidità da parte del governo centrale, perché fino ad oggi... Ecco, quando dici più rigidità cosa intendi? Intendo che, per esempio, ci sono stati 2 anni fa un fatto incredibile, no? I gestori delle macchine mangia soldi, le slot machine... avevano evaso il fisco. È vero. E dovevano pagare una cifra importantissima per recuperare lo SVA. È stato fatto una agevolazione che con una sanatoria si hanno liquidato la loro. Allora, questo non va bene. Occorre che gli incentivi che ricordava il presidente Giurlani possono essere sostanziali, perché oggi gli incentivi che i sindaci, ma anche quello che ha fatto la regione con la legge che appunto abbiamo fatto, sono modesti. E allora uno che tiene una macchinetta, mangia soldi dentro un locale, magari guadagna, ho capito, intorno, non me l'hanno mai detto di preciso, ma intorno a 1.500-2.000 euro a macchinetta, è chiaro che se lo sgravio è di 100 euro, tiene la macchinetta, perché non spetta... Però alla società, al paese, costano tantissimo i tanti oramai cittadini, uomini e tantissime donne, perché l'altro fenomeno
È il gratta e perdi, che Certo. sono oramai ogni negozio c'ha sfilate di quelle Sì, cartoline e di ci sono varia natura, di varia. file di persone che vanno a comprare, addirittura persone che ruotano intorno al locale dove si vende queste cose, ne comprano una, vanno fuori, la grattano, perdono e rientrano dentro, ne comprano un'altra, rigrattano, perdono e via. Tutta questa dinamica noi dobbiamo trovare un sistema, Sistema. perché oggi i nostri CERT, quelli che sono nati, ritorniamo alla tossicodipendenza, per i tossicodipendenti oggi hanno una presenza del 20-25% di persone che vanno lì per curarsi dalla ludopatia. Il gioco I SERP che erano d'azzardo, nati per curare la la dipendenza dalla droga. dipendenza dalla droga, ora sono per curare la ludopatia. Il gioco d'azzardo oggi ha un fatturato circa quello lecito, poi ce n'è un altrettanto grande e ingovernabile illecito, che è il di 90 milioni di euro. Oggi è la terza azienda in Italia, dopo l'ENI e Figurarsi. l'Enel, c'è il gioco d'azzardo. Azzardo. Quindi io credo che noi non possiamo reggere questo sistema con il gioco d'azzardo. Anche su questo credo che dobbiamo fare molto. La regione Toscana, i comuni della Toscana hanno fatto qualche cosa, abbiamo fatto una rete, adesso la legge dice che rispetto alle scuole, ai centri sociali, alle associazioni, agli scout, ai giardini pubblici, insomma, dove ruotano, dove ci Ruotano. stanno ragazzi, bisogna non si può mettere a una distanza di 500 metri Metro. una macchinetta mangisoldi. Allora, se noi facciamo un reticolo, si vede poi in una città 500 metri diventa uno spazio, vengono molto marginalizzate, però occorre fare di più, perché è un dramma che sta perpetrandosi dentro, soprattutto in condizioni di difficoltà Poi economica soprattutto delle il famiglie, dato vero, perché le famiglie sono in difficoltà, poi si rovinano col gioco e poi tocca allo Stato sì. pagare il recupero di E queste poi persone. Per questi forza. Più che altro ai comuni, più che allo Stato. Cosa? Tocca ai comuni, poi dice, Tocca alla ai fine si comuni, scarica tutto sui comuni. assolutamente, Senta, assolutamente. Giullani, in chiusura, ma i comuni ora adesso hanno pure l'accoglienza dei profughi, no? È stata scaricata anche quella sui comuni. È d'accordo col Presidente Renzi quando dice che bisogna incentivare i comuni che pensano all'accoglienza? No, è logico che i comuni che accolgano i profughi, perché è un'emergenza nazionale, poi noi sempre, siamo sempre stati per la solidarietà e per l'integrazione, ed è giusto mettersi in prima fila e non tirarsi indietro, è giusto che non può gravare sui comuni la vicenda dei profughi, anche perché i comuni hanno anche altri problemi, hanno altre questioni sociali, hanno tutta una classe di persone bisognose che hanno bisogno di aiuto. Quindi è giusto quello che dice il governo, meno male l'ha capito, che su un modello di accoglienza tipo toscano, cioè non assemblamenti di numero elevato di profughi, ma cercarli di metterli sul territorio in maniera da integrarli, ci sia un incentivo, un aiuto a, voglio dire, ai comuni. Questo penso sia una cosa fondamentale, anche perché l'emergenza non è finita, sono in arrivo altri profughi. Io ieri parlavo col prefetto di Pistoia. Come Pescia mi diceva che su Pistoia sono previste qualche centinaia di profughi nelle prossime settimane, quindi bisogna attrezzarsi e i comuni devono essere in prima fila e bisogna che tutti i comuni manifestino la loro disponibilità, perché non può essere una cosa che può riguardare solo alcuni. E quindi io spero che il governo, insieme alle regioni, insieme ai comuni, facciano quadrate il sistema proprio per risolvere un problema che è un'emergenza mondiale. Poi c'è il problema dell'Europa, che io ti dico come la penso, che mi sembra che Infatti, sia che poi l'altro tassello è quello, manca poi il ruolo la del. finestra a guardare. Io mi sembra di aver visto tanti discorsi, quote, figlio lì, figlio là, figlio lì, ma tanto per ora la situazione è uguale a prima, insomma. Quindi io penso che sia scandaloso che si lasci ancora una volta lo Stato italiano a essere una frontiera europea che si debba assorbire i costi, io direi i costi, quindi non il problema dell'integrazione, i costi di una situazione del genere. Bene, ovviamente questo per quanto riguarda anche il ruolo dei comuni che sarà fondamentale. Io voglio innanzitutto ringraziare Enzo Brogi per essere stato con noi, ricordo ancora il suo libro, Altre direzioni, storie di ordinaria periferia, lo trovate in tutte le librerie, edito da Clichy con la prefazione di Jovanotti e gli scritti di Concita De Gregorio e Simone Cristicchi. Jovanotti, perché siete amici? Sei amico con Beh, Lorenzo? amico Jovanotti vive a New York, io vivo a Loro Ciuffenna, non possiamo No. essere amici, poi lui fa un Ma...
puoi così. mettere l'oro su quella quando io... Appunto, no, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Noi dobbiamo andare in Prato Magno, Giurlani, ricordatelo. Sì, andarci, allora, ricordiamo un altro appuntamento importante. Ricordiamo la campagna elettorale. Ricordiamo un appuntamento importante giovedì 18 giugno. Che succede? Giovedì 18 giugno un gruppo di sciagurati partiranno la mattina alle 9:30 da Piazza Signoria, sì, con il saluto ufficiale del sindaco Dario Nardella, sì, guidati da Folco Terzani, Lorenzo Cipriani, ci sarò io, Barbara Guarducci e tante altre persone, e partiranno per il primo cammino che sarà fino a Rignano sull'Arno. A Rignano sull'Arno ci fermeremo lì, la notte staremo lì, la mattina successiva ripartiremo, arriveremo a Vallombrosa dagli abati vallombrosani, lì ci saranno degli incontri con gli abati, faranno un concerto di Gregoriano, dormiremo lì e poi la mattina successiva, che è il 20, partiremo per raggiungere la vetta del Prato Magno, del Prato Magno, dove appunto attenderemo il sostizio. Il sostizio. Perché il 20, la notte del 20 di giugno, peraltro è anche sabato, e quindi saremo lì ad attendere la nascita del sole. Ci saranno astrofisici, ci saranno tantissime altre situazioni di riflessione, di dialogo anche tra religioni, di spiritualità. E un altro cammino invece che partirà, sì, il giorno 19, giorno successivo, da Castiglion Fibocchi e poi arriverà a Montelori e infine l'ultima sera anche loro sul Prato Magno, sarà invece coordinato da quelli di Arezzo Wave, che sarà un percorso un po' più rock. Insomma, due fiumi che arriveranno al Prato Magno per salutare il sole. Su questo bisognerà che il presidente De Luce si va in montagna, si appalesi come Presidente, il sole, si deve, e ci dia anche una mano. Presidente, deve andare a camminare. Volentieri, verrò e ti darò anche una mano, semmai sentiamoci al telefono. Ti volevo dire, Andrea, scusa, prima di lasciarti, un attimino, ti volevo dire che ieri, giovedì, si è avuto il primo consiglio dell'UNCE. È vero, giusto. Quindi con l'insediamento del nuovo consiglio, la nomina dei vicepresidenti e quindi... Partiamo, come si dice, alla grande. Chi è il vicepresidente? Chi è il vicepresidente? Abbiamo fatto 6 vicepresidenti. Accidenti. 3 donne e 3 uomini, perché poi l'UNCEM si è allargato, non è solo territori montani, ma anche territori rurali, perché l'ANCI si sta sempre più schierando verso le città metropolitane, quindi c'è bisogno di rappresentanza dei territori minori. I sindaci sono il sindaco di Montepulciano, abbiamo fatto il sindaco di Sansepolcro, il sindaco di Bagli, il sindaco di Tresana, quindi Lunigiana, il sindaco di Orbetello. Quindi insomma sono sindaci che faranno i vicepresidenti insieme a me, e poi c'è il consiglio. Il 17 avremo il consiglio nazionale per la nomina della nuova giunta e dei nuovi vicepresidenti, e ti confermo che io dovrei restare vicepresidente nazionale dell'UNCE. Bene, ottimo. Lavorare su questo. Insomma. Grande Oreste Giurlari, grazie mille, buon lavoro, grazie, presidente. Ciao. Appuntamento in libreria con Enzo Brogi, Altre direzioni, storia di ordinaria periferia, edizioni Clichy, lo trovate dappertutto. Grazie Enzo Brogi per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Noi ci troviamo tra poco per la seconda parte di Versante Nord con un po' di sindaci.